subito il benvenuto a Toni Cioli Puviani. Buon pomeriggio Toni, ben ritrovato sulle fonti. Buon pomeriggio a tutti gli amici delle fonti TV, ciao Alexandra. Toni, una giornata spettacolare da un punto di vista banche centrali. Bank of England ha alzato i tassi di interesse da 0,25 a 0,50%, poi abbiamo visto la BCE che non ha cambiato una virgola, Christine Lagarde quasi infastidita delle domande, dell'insistenza dei giornalisti su una spiegazione soprattutto per quanto concerne l'inflazione, perché per il momento la BCE, diciamoci la verità, non è in grado di fornire una proiezione corretta, una proiezione che a zero. Non perché ovviamente gli economisti non siano bravi, ma perché ci sono troppo rischi e variabili intorno alle pressioni inflazionistiche. Toni, non posso non chiederti un commento sul Bund. È incredibile ciò che stiamo osservando oggi post conferenza stampa. Come interpreti questa reazione del mercato? Beh, il mercato questa volta secondo me ha snobbato quello che è stato fatto dalla BCE, ovvero nulla, l'ha snobbato perché un movimento di questa importanza del Bund, una figura eventi, il Bund è precipitato da un valore di 169 punti abbondanti fino ad arrivare, mentre parlo siamo a 167, era sul 169 scarso, chiedo scusa, siamo a 167, ma è stato anche più sotto. Contemporaneamente purtroppo anche il nostro BTP, che essendo dell'area periferica come al solito quando c'è del frastuono sulle obbligazioni ci rimette di più, infatti c'è l'allargamento, come hai già detto te, dello spread e dei rendimenti dell'Italia. Questa è una cosa bruttina perché il nostro debito pubblico rimane sempre ampio e quindi abbiamo un segno importante del mercato, perché le obbligazioni non si muovono facilmente, che ha colto del nervosismo da parte della Christine Lagarde. E in più non voglio scordarmi l'euro-dollaro, un euro-dollaro che sembrava voler ritracciare il precedente avanzamento dell'euro. Abbiamo visto 1,13,4, 1,13,3 l'altro ieri, oggi era un dollaro di nuovo forte fino ad arrivare a 1,12,80 e improvvisamente è arrivato a 1,14, l'hai appena detto te, quindi una figura è qualcosa di euro-dollaro e tanta roba. Se ci mettiamo euro-dollaro e Bund e purtroppo i BTP e tutte le obbligazioni europee, questo è un segnale che il mercato ha percepito nervosismo e non ha considerato le mosse della BCE, che di fatto non hanno aumentato i tassi, di fatto non ci sono stati dei propositi di aumentarli, di fatto si è confermato solo la fine del PEP, ma la fine di questo piano pandemico di 1850 miliardi era già stata definita nella riunione precedente, quindi era inequivocabile, e quindi dire che finisce il PEP a marzo era una cosa ultra scontata. Tra l'altro abbiamo l'altro piano, quello perpetuo, quello senza limite di 20 miliardi al mese, che è raddoppiato il piano APP, e quindi abbiamo questo mercato che si è nervosito molto negli elementi più delicati, ovvero cambio e più reali e più reali e più importanti. Possiamo dire che il cambio euro-dollaro è più importante di un indice azionario, così come le obbligazioni sono più importanti, magari meno seguite, e quindi è inequivocabile che il mercato ha recepito quando Christine Lagarde ha parlato di economia un po' asfittica nel primo trimestre del 2022, ha detto, perché le catene, le supply chain, quindi gli approvvigionamenti e l'inflazione stanno cominciando a avere i suoi effetti. Quando ha pronunciato che l'inflazione potrà perdurare di più, effettivamente ha percepito, il mercato si è stancato e ha detto vabbè, qui non possiamo tenere in Germania i tassi a zero o negativi, perché poi di fatto avere liquidità costa ancora con la BCE, e il mercato ha anticipato e ha fatto una figura e mezzo, insomma ha bombardato a questi livelli di rendimenti le obbligazioni, e il dollaro, l'euro si è fatto molto forte, e quando l'euro si muove in questa maniera qui,
contemporaneamente a una riunione della BCE, vuol dire che anche la BCE stiamo scontando un aumento dei tassi, altrimenti non c'è altra giustificazione, visto che l'economia europea non è stata data brillante nel primo trimestre del 2022, secondo le previsioni. Quindi in questo contesto intermarket io direi parole di Lagarde che non sono state considerate dal mercato, una Lagarde spenta, una Lagarde che non ha il coraggio di dire qual è la situazione. Il mercato ha fatto spallucce e ha detto va bene, vediamo le obbligazioni, compriamo gli euro, perché l'Europa sarà costretta anche lei ad adeguarsi a quello che stanno facendo gli americani, magari non contemporaneamente, questione di 2-3 mesi, ma noi sappiamo che i mercati anticipano, come anticipò l'euro-dollaro, ricordiamo quel crollo, quella forza di dollaro da 1,17 fino a 1,11,5 dell'altro giorno, dovuta alle politiche di Powell. E qui oggi, indipendentemente da quello che è stato detto, cioè niente, il mercato ha fatto finta che si sia parlato invece di politiche monetarie che inizieranno, secondo me, nel primo semestre di quest'anno, per cui 2-3 mesi e parleremo anche noi di politiche monetarie molto più... Non ha escluso un possibile rialzo dei tassi, per la verità, Christine Lagarde. Forse questa è la prima riunione da tanti anni in cui la BCE è proprio vicina a confermare che ci sarà un rialzo dei tassi. Non lo ha confermato, però ha detto chiaramente che non vuole pregiudicare la riunione di marzo, però la riunione di marzo sarà molto importante per il board, di conseguenza per i mercati. Forse ecco la prima a dare questo tono un po' più falco da parte della BCE. Non è escluso, però attenzione a tutti quelli che ci seguono, addirittura non sono esclusi due rialzi dei tassi, tanto è che i mercati hanno già apprezzato due rialzi dei tassi. Ne abbiamo parlato di questo argomento ancora ieri in pre-conferenza stampa della BCE. Dunque, Tony, non posso non chiederti di tutto ciò che accade anche in Europa. Sto vedendo delle vendite importanti che stanno addirittura peggiorando in questi ultimi istanti della seduta, in particolar modo però vedo UniCredit che si sta avviando verso un target importante, e cioè i 15 euro per azione. Naturalmente Piazza Affari decisamente sotto la parità, con un spettacolare però comparto bancario per l'ennesima giornata di fila. Qual è il tuo commento di tutto ciò che accade? Tony è diventato bancario, Nel 2022 abbiamo sempre parlato e abbiamo sempre messo al primo posto le banche, e quindi per questo motivo salgono. A parte gli scherzi, è bellissimo questo comparto bancario, probabilmente stanno riscontrando che le banche italiane non sono poi così malaccio, e stanno riscontrando che la politica monetaria della BCE favorirà l'incremento dei tassi di interesse, dando la possibilità alle banche italiane in particolar modo di provare a fare business con maggiori margini di intermediazione. E quindi quando si sente quando l'effetto del mercato intramarket fa sì che l'euro si rinforza di una figura e passa, il Bund crolla in quel modo lì, il BTP crolla in quel modo lì, questo significa per le banche quello che loro anelano da tanto, e che forse questi tassi negativi diventeranno sullo zero e presto magari qualche quarto punto di percentuale ci possa essere. Questo fa bene alle banche, con moderazione. L'importante è che i rialzi siano fatti con molta moderazione. Però devo aggiungere, rispetto a quello che ho detto prima, perché anche un'altra cosa volevo dire: UniCredit, attenzione, va benissimo, è un titolo che abbiamo sempre dato, insomma, da tenere e anche da incrementare. C'è una qualche cosa che non quadra, si vede, però io credo al prezzo. UniCredit è anche esposto con le banche russe, abbastanza, è la banca, una delle banche europee negli elenchi, la banca italiana sicura più esposta, e anche negli elenchi ufficiali dei rapporti con le banche russe l'UniCredit è ai primissimi posti in Europa. E questo grande rialzo vuol dire che almeno il mercato non crede che le tensioni geopolitiche tra Biden e Putin possano arrivare a fare delle sanzioni
con le banche, perché si era parlato, si era ipotizzato anche di un embargo, non so come chiamarlo, di una sanzione verso tutto il gruppo bancario russo che non poteva più trattare i dollari, in sospensione di questo modo, in modo da farle, di colpirle, farle fallire. Evidentemente in questo caso qui Unicredit sarebbe drammaticamente esposto, e vedo che Unicredit snobba questo, e vuol dire che quelli più informati di me, insomma, non danno questo pericolo qui, e questo ci tenevo a dirlo. Io credo sempre più al prezzo, quindi se il Unicredit è così spavalda, sicuramente i rischi in tal senso sono bassi, e questo ci tenevo a dirlo. Quindi le banche che proseguono molto positivamente per i motivi del tasso di interesse, per il resto volevo dire che anche la Germania, sappiamo che ha avuto PIL negativo l'ultimo trimestre del 2021, questo è un segno molto negativo, e meglio l'Italia e la Francia, però c'è da dire che il rimbalzo dell'Italia, pur essendo numericamente molto positivo, va onestamente anche detto, mi scordo di dirlo ogni tanto, che l'Italia poi nell'anno pandemico era quella che era scesa molto di più, eravamo arrivati quasi a meno 10 di PIL, se non sbaglio 9,6, 9,8, 9,10, 10 adesso, e quindi da un meno 10 fare più 6,5 è più semplice, con tutto rispetto per Draghi, però va anche detto, insomma, se arrivavo io dopo un meno 10 magari non facevo più 6,5 di Draghi, però un più 4 se arrivavo io, con la modestia del caso, sono sicuro che potevo farlo, ecco, questo va detto a onor di cronaca. E quindi niente, tutto sommato un po' di tensione per i risultati delle economie globali a questo punto, perché ci includiamo anche l'Asia, anche oggi il Nikkei era così così, Giappone così e così, può essere ancora la Cina che deve uscire dal suo impasse immobiliare, sull'immobiliare. Abbiamo visto l'indice GDP di Atlanta, il cosiddetto GDP Now, che oggi l'ho verificato, ancora segna solo più 0,1, vuol dire che gli esperti della Federal Reserve di Atlanta, con questo indice che misura il PIL di adesso, vedono in stasi il prodotto interno lordo USA nel primo trimestre del 2022, e questo non è una bella notizia, così come è successo per la Germania e potrebbe succedere da noi, e questo è l'unico pericolo, sì, secondo me, e chiudo qui, scusa, oggi ho fatto, perché sì, mi ero preparato, sì. E secondo me la cosa però di tutto quello che abbiamo detto più spaventosa, che effettivamente c'è da riflettere, l'economia si può riparare, poi ogni giorno un'altra giornata. L'iconac più spaventoso è Facebook. Attenzione. No, infatti volevo spostarmi assolutamente a Wall Street per far vedere ai nostri telespettatori Facebook, che cede il 24% attualmente, ha ceduto il 25% in apertura, e non solo, ovviamente ha un certo peso sul Nasdaq 100 e sul Nasdaq Composite. Vi faccio vedere il Nasdaq Composite, che attualmente cede all'1,83% dopo 4 sedute consecutive di rialzi e un ritorno in positivo su base settimanale. Infatti, Tony, siamo venuti al dunque, perché Facebook, ma cede anche Netflix, cede anche Amazon, 6,85%, si tratta di un selling importante, cede anche Twitter, un'altra piattaforma social che io personalmente uso molto e sono un utente attivo. Allora, tornando a Facebook, ecco, che cosa faresti tu in questa situazione? Il fatto più clamoroso di questa giornata, che vede il Nasdaq a più o meno 2,5 eccedenti anche tutti gli stimi europei e lo Standard & Poor's, ripeto, è Facebook, perché attenzione che quando parliamo di Facebook parliamo del quinto titolo per capitalizzazione degli Stati Uniti dopo Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet. Abbiamo Facebook è arrivato a capitalizzare 1.000 miliardi, cioè nel club del trilione, che perde più di 200 miliardi di capitalizzazione, che anche in questo caso qui siamo a un terzo del valore dell'intero FTSE MIB, bruciati oggi. Bruciati è un termine che non mi piace, però per intendere, e questo è un fatto clamoroso. Allora ti spiego quello che volevo dire, è il secondo caso dei FANG, perché abbiamo avuto anche Netflix che ha avuto una reazione identica, e ci può essere qualche similitudine, perché Netflix ha denunciato la paura
della concorrenza, stanno sorgendo sempre più televisioni belle come era Netflix e come è Netflix, ma pensiamo a Amazon TV, pensiamo a Apple TV e altre televisioni americane che non conosco, e lo stesso social network ha nominato te Twitter, che anche lei cede, e ci sono tantissimi altri concorrenti, anche la piattaforma di Trump dovrebbe anche andare, quella è una concorrente abbastanza, potrebbe avere sempre via più importanza visto la popolarità di Biden, e quindi vediamo che chi ha concorrenza Netflix, Facebook, per carità, concorrenza la possono avere tutti, però Apple sappiamo che ha costruito il suo cuore, il suo hardware e il suo software solo per Apple, per cui vive in una sorta di monopolio, e sappiamo che anche Amazon, bene o male, spero almeno per che, anche se sta prendendo, perché per emulazione ha paura che i dati non possano essere buoni, che per carità questo non lo sa nessuno, però non sente ancora la concorrenza di nessuno, non credo che Alibaba possa fare concorrenza perché sono segmentate in due profili geografici completamente differenti. Però fa paura quando ci sono queste cose qui, oddio, forse non abbiamo esagerato, si chiederà qualcuno, che abbiamo valutato Facebook 1.000 miliardi, non abbiamo esagerato a valutare Netflix 300 miliardi, quando ci sono queste segate su titoli così importanti c'è da riflettere. Io distinto approfitterei, perché sono fatto così, di credo ancora che questi valori abbiano gradatamente di entrare, se uno vuole entrare con Facebook, ma ne deve comprare 10 di azioni, 5 di azioni o 2 azioni, nel senso che non è sicuramente il colpo della vita, però se uno mi obbliga, cosa fai su Facebook oggi? Io oggi su Facebook compro. Ottimo, questa è un'ottima notizia, ricordo che cede l'intero comparto tech, anche Twitter, Netflix, Amazon invece pubblica i conti stasera, Tony Cioli-Puviani appena ce l'ha detto in diretta, bisogna approfittarsene dei recenti… Con calma. Ma sempre con cautela, però effettivamente ecco, fino ad ora Facebook è stata, che si chiama fra le altre cose già Meta Platforms, un'azienda di grande successo, tra le più capitalizzate, poi in 24 ore ha ceduto più o meno 200 miliardi in termini di market cap, quindi forse vale la pena poi Amazon sotto l'occhio perché cede 6,5% pre pubblicazione dei conti. Ultimissima domanda a Tony, che invece riguarda l'euro-dollaro, qual è il tuo prossimo target di breve termine? Su Facebook dico solo il prezzo di adesso, perché poi rimangono i filmati e magari si può fare confusione. Io non ho mai parlato di Facebook in questa trasmissione, rarissimamente. Ecco, siamo a quota 244-245 dollari, ecco. Non che poi viene fuori che consigliamo Facebook magari a 3,30 e faccio brutta figura, siamo a 240 dollari circa, almeno io entrerei a questo livello. Per euro dollaro il movimento è stato fortissimo, io sarei per il long, oggi vado col trend su euro dollaro, su euro dollaro, non su Facebook, perché quello è un coltello che cade. C'è stato un movimento di una qualità, di una rabbia, di una velocità senza la notizia, e quando il movimento è senza la notizia è ancora più brillante, perché se oggi Lagarde avesse detto aumentiamo 2 volte i tassi, 3 volte i tassi, facciamo queste politiche e c'è il movimento, questo movimento è giustificato anche dal sentiment, dal pensiero degli operatori, dalla psicologia. Invece un movimento così rabbioso, in assenza di comunicazioni ufficiali o prese di posizioni ufficiali, è ancora più forte. Io per quanto 1,14 approfitterei su qualsiasi ritracciamento, ma va bene anche 1,135, 1,134 a provare il long di euro dollaro. Grazie mille, grazie. Tony Cioli-Puviani, buona serata, alla prossima occasione. Grazie quando ci prendo, perché altrimenti il grazie non è dovuto. Grazie a voi dell'invito, è stato un piacere, ciao Alex.